Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Pensammo che sarebbe stato semplice. Prendere un paio di cromosomi, scinderli, metterli un po' qua e un po' là. E, ehi, un perfetto essere umano. Non sono ancora sicuro di cosa sia andato storto. Un errore di calcolo, di procedura, o forse qualcosa al di là del nostro controllo. Chi lo sa? Noi, alcuni dei miei colleghi psicologi ed io, eravamo affascinati dalle emozioni umane. Rabbia, disperazione, euforia. Era possibile fare in modo che una sola emozione fosse presente nella mente dell'uomo, che si potesse limitare ad un solo stato di euforia senza che la tristezza e la rabbia condizionassero i pensieri? Teoricamente sì. Non vi descriverò in dettaglio la procedura del nostro esperimento, sia perché non vorrei che voi la ripeteste, sia perché temo che impazzirei al pensiero di ricordarmele una a una. Le terribili azioni che abbiamo commesso, si intende. Eravamo ambiziosi, nel pieno della giovinezza. Niente avrebbe potuto fermarci e nessuno ci avrebbe potuto dire che stavamo sbagliando. Tutto ciò che dirò è che abbiamo tenuto da parte alcune cellule staminali per poi farle diventare feti e modificarli geneticamente. L'esperimento fu chiamato il progetto Angelman. E l'obiettivo era quello di creare un essere che provasse solo felicità. Ma qualcosa andò storto. Terribilmente storto. La prima metà delle cavie sottoposta ai test morì inaspettatamente, senza sintomi e senza cause evidenti. La seconda era nata orribilmente deforme. Solo tre sembravano essere umani. Perfetto, pensammo. Un umano con una mentalità diversa rispetto a qualsiasi altra, grazie alla presenza del suo stato euforico. Erano perfettamente normali, fino ai 18 mesi. A quel punto, infatti, apparirono i primi sintomi: mancanza di equilibrio, problemi nel dormire e nel mangiare e una bassa reattività. Eravamo nel panico, ma estremamente ci dimostrammo ugualmente calmi e procedemmo con il progetto. Avremmo dovuto finirla lì. Avremmo dovuto prendere quelle dannate cavie e farle sopprimere, bruciarle e chiuderle nel laboratorio. Ma continuammo. E le cose non fecero che andare sempre peggio. I movimenti del soggetto diventarono mano a mano sempre più sporadici e non riusciva ancora a pronunciare una sola parola. Malgrado ciò, potevano lo stesso ridere. E lo facevano davvero spesso. Fin troppo spesso. Non era una risata felice, ma una silenziosa, quasi nervosa e praticamente continua. Non importava quanta sofferenza venisse inflitta al soggetto. Questi, infatti, a malapena ci osservava e rideva, come se ci stesse prendendo in giro, dimostrando che i tentativi di fargli provare dolore fossero inutili. Ci aspettavamo che i soggetti riuscissero ad apprendere più velocemente rispetto alle persone normali. Accadde invece il contrario. Il loro sviluppo mentale subì invece forti ritardi e non riuscivano a prestare attenzione a qualcosa per più di qualche minuto, prima di scoppiare in una risata. Ma continuammo. Sperammo che tutti questi sintomi si sarebbero attenuati man mano che i bambini crescevano. Demmo un nome all'insieme di questi sintomi. Sindrome dell'happy puppet, ovvero pupazzo felice. Poiché a causa dei loro movimenti apparentemente non controllati, i bambini sembravano quasi marionette legate a dei fili. Dopo 5 anni spesi nella realizzazione del progetto, ci rendemmo conto che non c'era alcuna speranza. Non riuscivamo più a sopportare le incessanti risate di quei bambini. Come se loro sapessero qualcosa che noi non sapevamo, come se loro avessero sentito una sorta di barzelletta. Guardare un bambino e vedere questo contorcersi e ridere in maniera così eccessiva è veramente inquietante. Due dei miei colleghi ci avevano già rinunciato perché non riuscivano più a reggere tutto ciò. Non ebbi più notizie di loro in seguito. È però probabile che siano ormai morti. I bambini non parlarono mai nell'arco dei 5 anni. Ridevano soltanto con la loro maledetta risata.
Andammo per dar loro la colazione e ci fissarono con i loro enormi occhi, contorcendosi, ridacchiando e non dicendo niente. Lasciammo il pasto di fronte a loro e uscimmo. Il cibo era cosparso di tossine che li avrebbero uccisi silenziosamente e in maniera indolore. Faceva male dover compiere questa azione, ma andava fatta. Ad ogni modo, non fu semplice. Nel momento in cui uno dei miei amici posizionò davanti a uno di essi il vassoio con il cibo, le risate cessarono. Il ragazzo guardò me e il mio collega. Il suo sguardo divenne improvvisamente cupo, maledettamente serio, e la risata era ormai sparita. Continuarono a fissarlo ed avere spasmi per un po'. Il mio amico era in stato di shock e non riusciva a muoversi. I miei colleghi e io restavamo con una penna in mano e un blocco per appunti, pronti per prendere nota. Improvvisamente, il mio amico cadde sulle sue ginocchia, afferrando la propria testa con le mani e urlando furiosamente. Sembrava soffrire terribilmente. I miei colleghi e io eravamo incredibilmente sorpresi da ciò che stava accadendo. Non potevamo farci nulla se non rimanere seduti ed assistervi. Il mio amico collassò sul pavimento, imprecando. Dopo alcuni spasmi, i suoi muscoli si rilassarono. Cercai di controllare i conati, cosa che alcuni miei colleghi non riuscirono a fare altrettanto efficientemente. Qualcosa in tutto ciò non era normale. Una presenza maligna sembrava sovrastarci. Sigillammo immediatamente l'ingresso. Il ragazzo si fermò, osservò la porta e rise. Cadde a terra contraendosi e rotolando mentre rideva pazzamente. Gli altri due fecero lo stesso. Dopo alcuni minuti il raptus cessò e si alzarono in piedi, ancora in preda a convulsioni e ridacchiando. Le luci si spensero improvvisamente. Sentì i vetri infrangersi e urla. La parte più spaventosa di tutto erano tutti gli inquietanti sussurri alternati alle silenziose risate. Quando le luci tornarono, le cavi erano sparite. Due dei miei colleghi erano stesi di fianco a me, in stato di incoscienza. I loro corpi erano posti in strane posizioni, con un filo di sangue che scorreva dalle loro bocche socchiuse. A primo impatto sembravano essere morti. Non mostravano segni di vita, ma chinandomi potei sentirli ridere, piuttosto debolmente. Mi avvicinai per esaminare le condizioni del mio amico. Niente battito, non respirava, ma continuava ugualmente a ridere silenziosamente. Malgrado i soggetti fossero scomparsi, tuttavia avevo la sensazione che qualcuno mi stesse guardando, qualcuno che era appena fuori dal mio campo visivo, ma che non sarei mai stato in grado di vedere. Io e un altro collega rimasto chiudemmo tutto immediatamente. Prima di andarcene definitivamente, distruggemmo le nostre ricerche e sigillammo e barricammo il laboratorio. Ho perso i contatti con gli altri miei colleghi, suppongo che siano morti. Continuo a sentirmi come osservato. Riesco ancora a sentire le risate, i sussurri, nei miei sogni e talvolta anche quando sono sveglio. Quando avviene, corro e abbandono la casa in cui stavo in quell'esatto momento. Non riesco a stare nello stesso posto per più di pochi giorni a causa di queste presenze. Si è diffuso. In altri bambini sono stati individuati sintomi simili. Non ho idea di come abbia fatto a diffondersi. Non dovrebbe essere qualcosa di contagioso. Qualcuno da qualche parte scrisse qualcosa riguardo alla disfunzione del 14° cromosoma e questo riuscì a conservare la serenità della gente e a tenerla all'oscuro, per ora. La malattia fu chiamata sindrome di Angelman. Finora i nuovi nati non hanno dimostrato di essere pericolosi, ma so che da qualche parte si aggirano ancora le cavi originali. So che stanno venendo per me. So che mi troveranno e lo accetto. Questo è ciò che mi merito per aver cercato di andare contro la natura. Lascio questa lettera come monito. Stanno venendo anche per te. Stanno venendo per tutti noi. Se mai dovessi sentire sussurrare, ridere appena, corri. Se mai ti sentissi come se qualcosa stesse al di fuori del tuo campo visivo, anche senza che però tu riesca a guardarlo effettivamente. Corri! In aggiunta, vorrei avvertirvi anche d'altro. 1. Non manomettete ciò che non vi appartiene. 2.
Persino gli angeli possono essere demoni sotto copertura. E tre, non venite per me. Consideratemi pure morto. Il precedente manoscritto è stato ritrovato in un laboratorio nascosto e abbandonato, situato in una vasta foresta dell'Alaska. Il laboratorio era costituito da una camera d'osservazione e da una stanza di contenimento. L'ultima era stata barricata e sigillata, e l'intero laboratorio sembrava quasi essere stato prima incendiato. Tracce di sangue sono state ritrovate all'apertura della stanza di contenimento e una finestra era ridotta in frantumi. Il preciso scopo di questo laboratorio rimane tuttora sconosciuto.